La gigantesca cupola d'acciaio costruita dalla BP per salvare le coste della Louisiana è già diventata un simbolo del dramma che dal 20 aprile ha travolto quasi 5 stati americani, dell'antica battaglia tra natura e profitto e del disperato, forse ultimo, tentativo della società inglese di salvare la propria immagine di fronte alla condanna internazionale. Di più c'era la corsa all'oro, ora la corsa, secondo Legambiente, è all'oro nero. Il tentativo della BP di fermare la fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico sembra fallita. La cupola d'acciaio posta sulla falla più grande non riesce a pompare il mix di acqua, gas e greggio perché è stata bloccata dai cristalli che si sono formati a 1500 metri di profondità. A lanciare l'allarme l'associazione ambientalista che ribadisce come l'Abruzzo sia di nuovo al centro di interessi delle compagnie petrolifere. La piattaforma della società inglese esplosa il 20 aprile scorso uccidendo 11 operai. Da allora continua a pompare più di 800.000 litri di petrolio al giorno. La Petrol Celtic Italia avrebbe presentato una nuova istanza di permesso di ricerca in un ampio tratto di mare compreso tra Pineto e Vasto. L'intero golfo è diventato una macchia rossiccia oleosa e nonostante gli sforzi di ridurre la grandezza della chiazza con la guardia costiera che ha già raccolto 8 milioni di litri di acqua e greggio e sistemato 257 chilometri di barriere galleggianti, sulle coste delle piccole isole al largo della Louisiana il petrolio è già arrivato. Pubblicata sul bullettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse del Ministero dello Sviluppo Economico, la nuova istanza di permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi. Si tratta, si spiega Angelo Di Matteo, presidente di Legambiente, di un'area a mare di più di 720 km quadrati tra Pineto e Vasto. La pesca è ferma da 10 giorni e per milioni di persone il lavoro è finito. Niente pesce e niente più turisti, racconta Chad Madir. Nessuno vuol più venire qua e la gente si organizza per fare cause collettive contro la BP. Abbiamo fatto causa, racconta Regina, proprietaria del ristorante Sportsman Marina a Baldwin, Alabama. La BP dice che pagherà solo i pescatori, ma dovrà ripagare anche noi. Adeni ed Edison, compagnie storiche che estraggono gas ed olio nel mare abruzzese, dice Di Matteo, si sono aggiunte nell'ultimo quinquennio nuove compagnie internazionali che vedono l'Abruzzo come un nuovo Texas. Oltre 6.000 km quadrati di mare, si legge nella nota di Legambiente, interessati da vicende legate agli idrocarburi. Golfo del Messico ci sono anche loro, tamponano, asciugano, è curioso, utilizzano capelli e peli animali, combattere la marea nera, una missione, 10.000 volontari californiani, ormai famosi in tutto il mondo. L'ennesima conferma espressa dal movimento abruzzese che da 3 anni si sta opponendo al rischio di deriva petrolifera che non trova particolare attenzione da parte delle istituzioni. Dopo oltre 2 settimane di tentativi, il petrolio continua a uscire allo ritmo di 750.000 litri al giorno e nessuno sa più cosa fare per fermarlo. Prosegue Legambiente, l'Abruzzo è considerata da Asso Mineraria uno dei territori più ricchi di petrolio in Italia, sia a mare che a terra. A largo di San Vito intanto riparte il progetto di Ombrina 2. È stato un mezzo fiasco la prima gigantesca cupola d'acciaio di 100 tonnellate posata sul fondale marino per bloccare il petrolio che esce dal pozzo danneggiato dopo il crollo della piattaforma. Oggi il governo ha dato l'ok all'uso di solventi in profondità. È sempre più emergenza ambiente, in particolare lungo la costa teatina, dopo l'annuncio di Legambiente che l'altro giorno ha denunciato una nuova domanda della Petrocelltic Italia per avere il via alle ricerche di idrocarburi in un lungo tratto di mare da Pineto a Vasto. Un'idea per aiutarci a fermare il disastro. È l'accorato appello della BP, la compagnia petrolifera proprietaria della Deepwater Horizon, la piattaforma esplosa lo scorso 20 aprile nel Golfo del Messico. E ai tempi del web 2.0 la società inglese si è rivolta agli internauti chiedendo loro consigli e suggerimenti che verranno poi vagliati dagli ingegneri della BP. In Abruzzo come in altre regioni d'Italia devono compartecipare alle scelte nazionali su temi quali quelli legati per esempio all'estrazione di idrocarburi. Sono sicuro che arriveranno un sacco di buone idee, ha commentato fiducioso il portavoce della società che ha anche allestito un numero verde. Quel che è certo è che 3 settimane dopo il disastro, costato la vita a 11 operai, tecnici ed esperti non sanno ancora che pesci prendere per fermare la fuoriuscita di greggio che procede a un ritmo frenetico. 750.000 litri di petrolio ogni giorno raggiungono dal fondo del mare la superficie. E proprio grazie alla ferma opposizione delle popolazioni locali sta il limite posto allo sviluppo dei nuovi giacimenti. In pratica, si chiede Legambiente, gli abruzzesi difendono il ruolo di Abruzzo regione verde e non di pecora nera d'Europa. E le istituzioni dove sono?
La giunta regionale si oppone alla realizzazione dei centri estrattivi sul territorio abruzzese di particolare interesse ambientale, turistico, enogastronomico ed agricolo. L'esecutivo regionale si è costituito nel giudizio di legittimità davanti alla Corte Costituzionale contro il ricorso del governo alla legge regionale numero 32 del 2009, contenente appunto provvedimenti a tutela della costa teatina. Questa legge la difenderemo da un punto di vista della costituzionalità. Con atto depositato tardivamente si è costituita in questo secondo giudizio la Regione Abruzzo, di cui evito di illustrare le posizioni essendo una costituzione tardiva. Con il ricorso, che tende al riconoscimento della legittimità costituzionale della legge regionale, aggiunge ancora l'assessore Febo, viene di fatto bloccata ogni attività. Essendo una costituzione tardiva. Di recente la Regione Abruzzo ha ancora una volta adottato una nuova legge. Nella nuova formulazione, ad un confronto anche meramente letterale, non sembra siano state recepite le osservazioni del governo e mi preme sottolineare che anche come impatto di questa legislazione, che in qualche modo ho provocato direttamente perché ho chiamato la Regione Abruzzo per segnalargli che c'era l'udienza oggi, li ho chiamati a dicembre chiedendogli quali erano le loro determinazioni, in realtà questa norma è ben lungi dall'aver accolto le istanze sottolineate dal governo ed è salutata da una parte dei commentatori proprio locali come invece proprio una norma che peggiora la situazione di tutela della costa teatina e del mare antistante la regione. Le speranze di bloccare la fuoriuscita di petrolio in tempi brevi cominciano a vacillare. Intanto la macchia nera avanza. Il catrame ha guadagnato il bagnasciuga qui a Dauphin Island, Alabama, Stati Uniti. Pochi giorni fa la spiaggia era affollata di bagnanti. Oggi in riva al mare a darsi da fare le squadre di pulizia. L'imperativo, tenere alla larga la macchia di greggio da questo paradiso.